spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man. Bene, la città è tranquilla. Il traffico si snoda lentamente. Posso andarmene senza problemi per le vie del cielo. Perciò se volete sopravvivere dovete essere miei schiavi fin quando avrete estratto da questo asteroide tutto il prezioso materiale che mi consentirà di avere il potere su tutto l'universo. Mettili al lavoro, Igor. Andate! Ce l'ho fatta, finalmente sono libero! Non sono più uno schiavo, sono libero! I miei sensi stanno vibrando, captano un segnale di soccorso. Mi pare provenga dal mare aperto. Se qualcuno chiede aiuto deve essere in pericolo, ma il segnale è così debole che solo io riesco a captarlo. Devo correre in aiuto. Nessun altro infatti potrebbe intercettare questo messaggio. Ma come? Come intervenire? Ecco, ci sono, ho trovato. Sono soddisfatto, ho avuto un'idea veramente brillante. Eccomi pronto per partire. Thank you.
Prima che potessi intervenire aveva già lanciato il segnale. Che qualcuno l'abbia raccolto? Non credo, ma anche se fosse, come riuscirebbero a trovarci in queste migliaia di isole sperdute in mezzo al mare? D'accordo, signore. Ma se qualcuno dovesse arrivare fin qui? Avrei una sorpresa per lui. Eh sì, una magnifica sorpresa. Alludi forse a quegli orrendi mostri? Sì, Igor, proprio quelli. Finora tutto bene. Ora, se i miei sensi di ragno non mi ingannano, quell'isola dovrebbe apparire sullo schermo fra un istante. Eccola, infatti. Piuttosto tetra, direi. Bene, prepariamoci a sbarcare. Lo straniero è arrivato, avrà una degna accoglienza. Accidenti, e questi cosa sono? Pare proprio che ce l'abbiano con me. Le apparenze non mi ingannano, questi enormi scarafaggi sono solo dei robot. Non ho la più pallida idea di chi sia, ma chiunque è quell'idiota ora è in mano mia. Nessuno mi impedirà di regnare su queste isole. Guarda, signore, si sta arrampicando su uno dei nostri robot. Ora entra all'interno. Cosa vuol fare? Dobbiamo fermarlo a tutti i costi. I comandi sono manuali, è tutto abbastanza semplice. Da questo momento sono passato in vantaggio. Bene, ora posso lanciare questo finto scarafaggio contro gli altri robot e fare in modo che si distruggano a vicenda. Eccoli che arrivano. Maledetto, ha distrutto i mostri, ma è la prima e l'ultima volta che mi vince. È ancora vivo, signore. Non temere, Igor, ora verrà a cercarci e finirà diritto nelle mie mani. E se permetti, ho ancora qualche asso nella manica. Credo proprio che il responsabile di tutto questo si trovi in quel castello. Sono sicuro che avrà in serbo altre sorprese per me. Da questo momento dovrò fare molta attenzione. Sta tentando di penetrare nel castello. Lo straniero pagherà a caro prezzo il suo eroismo. Thank you.
ecco una delle sorprese che prevedevo. Devo trovare il modo per mettermi in salvo. Accidenti, non riesco a vedere nessun riparo. Ho la sensazione che per me sia finita. Ho un'unica possibilità: cercare di sfruttare questo burrone. Anche questa è passata. Mi è costato parecchio, devo ammetterlo, ma finalmente mi sono liberato di quel seccatore. In effetti mi ha causato parecchi guai, ma ora è sistemato per sempre. È giunto il momento di salire a bordo della nostra nave spaziale e di abbandonare questo asteroide. Probabilmente crede che mi trovi in fondo al burrone. Sarà meglio che mi avvicini al castello con maggiore cautela. Agirò con prudenza, ci sarà senz'altro un sistema d'allarme da qualche parte. Signore, la nave spaziale è pronta, è tutto a posto per la partenza. Bene, prima però dobbiamo distruggere le miniere e tutti i testimoni. E ora che succede? È il segnale d'allarme, c'è qualche pericolo in vista? No, non può essere. Ora è la volta di questi mostri alati. Avanti, filiamo, allontaniamoci da qui. Devo fare in fretta. Più veloce, più veloce. Guarda, Igor, pare che abbiamo un ospite qui sulla Luna. Sguinzaglia le tue guardie, signore, e lo distruggeranno. Non ce n'è bisogno, Igor. Qui sulla Luna abbiamo un amico, un caro amico a cui non serve il nostro incoraggiamento. Peccato che quell'intruso venga distrutto senza aver avuto modo di apprezzare il mio genio. Sono qua io per questo, signore. Io apprezzo molto la tua genialità. Tu? No, tu non puoi sperimentare il terrore, la paura che incuto in coloro che osano opporsi a me. E inoltre tu non sei altro che un mio umilissimo schiavo. Signore, quello che dici non è giusto. Sarò io il più acceso ammiratore di me stesso. A te posso solo concedere l'altissimo onore di apparire al mio cospetto. Oh, grazie, mio signore, grazie. Ok, questo è il momento della resa dei conti. Sarò appena arrivato in quest'isola, ma per me quel tizio non è altro che un emerito furfante.
attimo, io e Igor lasceremo per sempre questo asteroide in un'astronave carica di un materiale di incommensurabile valore. Non contarci troppo. E l'alligatore? Ha perso all'improvviso tutto il suo appetito. Non posso rinunciare alla mia vendetta. Dovrò prendermi una rivincita a costo di morire insieme a te. Ti prego di osservare quello schermo. Là vedrai apparire il responsabile della nostra distruzione. Un terribile mostro è pronto a distruggere questo intero asteroide. Ti consiglio di non sprecare inutilmente le tue munizioni. Non potrai far nulla contro quel mostro, è indistruttibile. Vuoi che ti dimostri come sia facile distruggere il tuo mostro? Hai un'astronave carica di esplosivi. No, no, non è vero. Sì, invece, l'ho visto con i miei occhi. Piacerebbe questa astronave, eh? Avanti, mostro, prendila pure, è tua. Questa era la sua base operativa. Da qui partivano delle onde che trasmettevano impulsi elettrici ai suoi mostri artificiali. Ed essi obbedivano ad ogni suo comando. Obbedivano a ogni suo comando? Esattamente, perché in pratica erano dei robot. Ma tu da dove vieni, straniero? E come sei giunto qui? Da dove vengo? E come ci sono giunto? Oh, Dio mio, sarà meglio che torni al mio pianeta prima che mi diano per disperso. Devo stare molto attento. Se soltanto commettessi un piccolo errore, mi ritroverei a migliaia e migliaia di chilometri da casa. Ma no, smettila di preoccuparti. Pensa piuttosto a quello che fai. Tra poco dovremmo esserci. La città! Ce l'ho fatta finalmente. Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.